Ciao a tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. E dopo un anno torna i personaggi che odio. E oggi parliamo di Younger. Prima di tutto perché sono tornata nel mood dopo il recente rewatch che ho fatto insieme a Valentina. Vi linko su nelle schede. I video che abbiamo fatto insieme sono super divertenti, andateli a vedere. E poi perché questo sarebbe dovuto essere il periodo della messa in onda della settima stagione di Younger, appunto, cosa che non si è potuta fare causa coronavirus. E non so quando uscirà, né come, né dove, perché non al momento in cui sto registrando questo video. Comunque spero di avere notizie presto, anche perché non so ancora niente e qua boh, non si sa. Comunque partiamo subito dal personaggio che subito mi è stato un po' antipatico, però poi si è rivelato un personaggio molto simpatico, molto anche apprezzato da me medesima, cioè Diana. Diana io la odiavo, non odiavo, però non la sopportavo all'inizio, in particolar modo nella prima stagione, anche un po' nella seconda. Poi però si è addolcita un pochino, non dico che è cambiata, perché Diana non cambia e non deve cambiare. Io apprezzo tantissimo il suo carattere e adesso la adoro, è uno dei miei personaggi preferiti, non il primo, però uno dei miei preferiti. Perché ha fatto comunque un percorso, è cresciuta e ha capito un po' di cose, soprattutto della sua vita, insomma, ne ha passate tante in passato, però adesso è carica, è tornata in gioco sia in campo lavorativo, ma soprattutto in campo amoroso. Quindi Diana, diciamo che rientra e non rientra in questa lista. Poi parliamo di Tad. Allora, già subito mi sento antipatico e lui non è cambiato. Quindi ha continuato a essermi antipatico. Poi vabbè, non ho avuto modo di conoscerlo bene perché è successo quello che è successo. Quindi ciao, meno male. Credo che Todd non sia il ragazzo giusto per nessuna che vuole una relazione seria, così come è stata Kelsey, che è ancora Kelsey, perché ricordiamoci che Todd è l'ex fidanzato di Kelsey, e meno male che è ex, perché poteva diventare anche suo marito, però ha fatto cose che mi hanno portato a odiarlo. Proprio questa è una cosa che non detesto, lo detesto e quindi Tad rientra bene in questa categoria. Poi passiamo un po' ai personaggi un po' più secondari, diciamo, perché non è che Tad fosse il personaggio principale, però continuiamo su questa scia e non mi ricordo come si chiama, ma c'è stato un personaggio secondario, credo nella terza stagione, nella terza se non sbaglio, che è un moccioso del cazzo, mi sta antipatico, ma proprio che non lo posso neanche vedere. Non lo posso neanche vedere, ok? È quel ragazzetto 20 anni che aveva comprato, credo, le azioni della Beagle e si credeva che poteva fare tutto lui. Scusa, ma tu chi sei? Cosa fai? Ma da dove vieni? Ma cosa vuoi? Cioè, che nervi, vi giuro che mi saltavano i nervi solo a guardarlo e a sentirlo, cioè, non lo so, vabbè, era ricco, si credeva che poteva fare chissà cosa, e invece, cosa hai fatto? Niente, non hai risolto niente. Sei rimasto ricco come prima, egoista come prima, stronzo come prima, non è cambiato assolutamente niente nel corso della terza stagione, poi preso se n'è andato, meno male. Poi chi abbiamo tra i personaggi un po' più secondari? Anton, credo si chiami Anton, sì. Però non ricordo il cognome perché lui è uno scrittore svedese, credo svedese, che ha avuto una mezza tresca con Kelsey nella prima stagione, perché comunque Kelsey è stata la sua editor. Quindi ha avuto una mezza tresca con lei, però diciamo che non lo sopportavo appunto perché lui, prima di tutto, sei in campo lavorativo, quindi ok, vabbè, pensieri seri, 3-3-2-1, io credo che non bisogna avere troppa confidenza nei confronti di un collega o di un capo, va bene avere confidenza in campo lavorativo e anche in campo di amicizia magari. Però limitiamoci perché poi succede quello che succede, ok? Tipo Kelsey e Anton, come
Complimenti, bravi. Poi lui è un grande stronzo perché ha mentito alla moglie, ha mentito a Kelsey perché lui l'ha sposato. Vabbè, comunque anche la moglie di Anton non è che sia troppo simpatica, però Anton è un po' meno simpatico. E passiamo quindi adesso ai due personaggi che mi sanno più antipatici di Younger, ma proprio quel nervoso che io tipo il sangue al cervello, ma adesso vi spiego anche bene perché. Sono i due personaggi che odio di più, ma non lo so perché, cioè, anzi lo so perché, me lo dico anche. Prima di tutto c'è quella troia di merda che tipo non sopporto, la vorrei uccidere. È l'ex moglie di Josh, Claire. Il sangue al cervello. Allora, non vorrei spingermi troppo con gli spoiler, perché credo di aver già detto abbastanza, ma Claire si approfitta di Josh, ma sempre, il 90% dei casi, Claire si approfitta di Josh e lo prende per il culo. Perché sì, cioè, ma già da quando si sono conosciuti lei aveva un po' quell'aria che mi puzzava un po'. Però all'inizio non ci volevo far caso perché all'inizio il mio odio per Claire era un semplice fastidio che provo anche ora verso tutte le ragazze che sono state con Josh dopo Liza, perché sapete che io sono team Josh ma proprio convinta. Però poi, dopo che Josh parte per l'Irlanda con lei, e da là va bene. Va bene che anche Josh si è fatto abbindolare. Ma tu, cara Claire, non ti puoi fare i cazzi tuoi. Non puoi trovare queste escamotage, prendere per il culo la gente e farla soffrire. E per scopi tuoi, per secondi fini. Sappiate che Claire è solo un'egoista approfittatrice che pensa solo a se stessa. Poi, invece, il personaggio che odio di più in assoluto, più di Claire, è Pauline, l'ex moglie di Charles. Mi viene da piangere solo a pensarci, mi partono gli emboli ogni volta che vedo quella donna, mi partono gli emboli, perché non si può essere così, non si può, ma come si fa? Come si fa? Allora, prima di tutto, già che prendi e te ne vai, lasci marito e figli da sola per un anno, già questo mi viene l'urto, va bene? Questo ovviamente viene detto nella prima stagione, perché Charles e Pauline stavano già divorziando nella prima stagione. Infatti Charles nella prima stagione non è un personaggio principale, infatti è un po' accantonato nella prima perché appunto stava divorziando da Pauline, poi Pauline era appena andata via, quindi non è un chissà quale spoiler, lo vedrete sicuramente nella prima stagione, l'avete vista, non lo so se l'avete già vista nella prima stagione, comunque. Prima cosa, e va bene, poi torni e pretendi di riconquistare Charles, ma con quale coraggio torni dopo un anno? E pretendi pure di tornare insieme a Charles e quindi di non divorziare, perché giustamente si sono separati e che le prese siano andate ben anno. Cioè, mi sembra pure giusto che poi Charles non voglia più stare con te, anche perché Charles sta cercando di farsi una nuova vita in campo amoroso e anche in campo lavorativo, nonostante sia un editore, già editore, però comunque sta cercando di farsi una nuova vita, soprattutto in campo amoroso. E quindi, cioè, poi il fatto che hai sputtanato Liza perché sei venuta a scoprire la verità, cosa che in realtà non dovevi fare, però va bene, quello ci sta. E però, cioè, l'urto quando ha sputtanato Liza, che io, cioè, le persone così non le sopporto. Non le sopporto perché non parlano in maniera civile. Cioè, mi potevi venire a dire a me tutte le cose in faccia, però non l'hai fatto. Tu potevi tranquillamente, cara Pauline, andare da Liza e, diciamo, litigarci. Se preferisci litigare con le persone, ci litigavi e chi si è visto, si è visto. Cioè,
voglio dire. Però sei una grande stronza se l'hai sputtata davanti a tutti e la stavi facendo pure licenziare perché stava per perdere il lavoro per colpa tua. Però va bene, poi è una persona insopportabile, cioè, a parte tutte queste cose, sei insopportabile, caro Paulin. Cioè, ti credi Dio sceso in terra? Ti credi che puoi fare tutto tu, di fare tutto tu, che tu conosci Charles, conosci le bambine, puoi fare, puoi dire, mamma dove? Ma dove vai? Ma dove vai? Comunque va bene, prima che questo video duri 8 ore, non voglio neanche più pensarci a Paulina, altrimenti mi partono veramente gli angoli. E niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono i personaggi che voi non sopportate di Younger. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.